Una festa per i giovani studenti dell'Istituto Juvara di San Cataldo e degli studenti delle altre scuole che hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del concorso Gessi tra i passi 2016. La manifestazione che vede protagonisti, futuri artisti e non solo, cimentarsi alla riscoperta dell'antica arte dei Madonnari lungo le vie principali del centro storico di San Cataldo. Stiamo facendo la premiazione dell'anno scorso, della quarta edizione. Abbiamo invitato tutti i ragazzi che l'anno scorso avevano partecipato a questa bellissima iniziativa che la scuola porta avanti ormai da anni. Una cerimonia a cui hanno partecipato anche l'amministrazione comunale e i dirigenti delle scuole primarie sancataldesi, in cui si sono susseguiti intermezzi musicali e interventi artistici, oltre alla proiezione di filmati a cura di Giuseppe Spiteri, tra cui il ricordo dell'esperienza degli studenti invitati a Lampedusa lo scorso settembre. È una premiazione sui generis, nel senso che l'anno scorso, a metà della manifestazione, a causa delle avversità del tempo, abbiamo dovuto sospenderla, quindi non abbiamo potuto decretare dei vincitori come primi, secondi, terzi premi e quindi abbiamo deciso di premiare tutti i partecipanti. L'anno scorso sono stati numerosissimi, hanno partecipato circa 10 scuole delle province di Agrigento, Caltanissetta, nonché gli alunni dell'Accademia di Belle Arti di Palermo e di Catania. Artisti anche di ogni età, e abbiamo deciso di premiare tutti gli intervenuti, quindi circa 180 Madonnari, con appunto una bandana realizzata nei nostri laboratori del liceo artistico e che spero possa diventare anche un brand della manifestazione, sia perché appunto è un oggetto utile anche per andare incontro alle avversità del tempo che spesso i Madonnari devono subire, che sia il sole, il caldo, la pioggia o il vento. È stata inoltre presentata la quinta edizione che si terrà il prossimo 9 maggio, prevista la presenza dell'assessore regionale alla pubblica istruzione Bruno Marziano. Avremo quest'anno un torneo di scacchi con degli scacchi a misura reale realizzata sempre dai nostri laboratori. Avremo delle sculture vegetali e di qui a un mese sicuramente avremo tantissime altre novità.